Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Allora, viviamo in tempi di grande confusione, soprattutto quando si parla del Papa. Uno ne parla bene, uno ne parla male. Uno dice che sia un massone, uno dice che sia lui stesso l'anticristo, o che sia il falso profeta. Uno invece è pronto a dare la vita pur di difenderlo. Quindi ci sono tante idee differenti, quindi tanta confusione. Però abbiamo avuto una grande grazia di avere un grande profeta, San Malachia. In questa profezia si parla proprio dei papi, quindi analizziamo il contenuto di questa profezia per mettere ordine in questi tempi di grande confusione. Allora, San Malachia è stato un monaco irlandese che nel 1139, durante un viaggio a Roma, ha avuto una visione dove gli sono apparsi 112 motti in latino. Questi 112 motti sono delle caratteristiche che riguardano i 112 papi che si sarebbero successi nel tempo. Questi motti hanno stupito studiosi, appassionati, storici di tutto il mondo, perché concordano proprio perfettamente con i papi che si sono successi nel tempo. Poi la profezia si conclude con una frase che dopo vediamo. Adesso analizziamo questi motti, partiamo dal motto numero 108, non li guardiamo tutti naturalmente, o se no ci mettiamo troppo tempo. Allora, motto 108 è flos florum in latino, traduzione è fiore dei fiori. Il 108° Papa, che è stato eletto dopo che San Malachia ha ricevuto la profezia, è stato Papa Paolo VI. Quindi, ripetiamo, traduzione fiore dei fiori. Nel simbolismo floreale, il fiore dei fiori per purezza è il giglio. Questo è lo stemma, il simbolo araldico, lo stemma papale di Papa Paolo VI. E guarda caso ci sono proprio tre fiori, ma non sono tre fiori qualsiasi, sono tre cigli, ok? Quindi concordanza incredibile. Motto numero 109, De Meditate Lunae, in latino, che riguarda Giovanni Paolo I. Traduzione è della metà della luna. Il 26 agosto del 1978 è stato eletto Papa Luciani, e guarda il caso, proprio in quel giorno c'era in cielo la mezzaluna. Il 28 settembre del 1978 è morto Papa Luciani, quindi è finito il papato di Papa Luciani, e guarda il caso, in cielo c'era la mezzaluna anche in quel giorno, quindi un'altra concordanza incredibile. Motto 110, De Labore Solis, riguardante Giovanni Paolo II. Hanno dato una traduzione errata, che è questa qui, della fatica del sole. La traduzione corretta è questa: se voi andate sul vocabolario di latino, andate alla voce labor, il significato, la traduzione è lavoro, fatica, e ci sono anche altre voci. Però se andate sotto, se avete un buon vocabolario, c'è labor applicato a solis, quindi labor solis. Labor solis, il significato è eclissi solare. Quindi la traduzione corretta di De Labore Solis è dall'eclissi del sole, e vediamo di dare l'interpretazione. Giovanni Paolo II è nato il 18/5/1920, e guarda il caso, in quel giorno c'è stata un'eclissi solare. Hanno fatto il funerale, quindi è stato sepolto l'8 aprile del 2005, e guarda il caso, anche in quel giorno c'è stata un'eclissi solare. Quindi questa profezia ha dato delle indicazioni
incredibili, molto precise, e pensate che è una profezia dal 1139, che ha quasi 900 anni. Adesso andiamo avanti tenendo in considerazione la prima profezia, la prima versione della profezia, che è stata resa pubblica nel 1595, che però non è completa. Dopo la correggiamo e vediamo il perché. Allora, 811, De Gloria Olivae hanno detto che riguardi a Papa Benedetto XVI. Significato, traduzione in italiano, è gloria dell'ulivo. Hanno detto che riguarda Ratzinger perché appartiene all'ordine dei benedettini, detti anche monaci olivetani. L'interpretazione ci può stare, però dopo la correggiamo e vediamo il perché. Dopo la frase si conclude con un personaggio che è Petrus Romanus, tradotto è Pietro Romano. Hanno detto che sia Papa Francesco perché si è autodefinito come vescovo di Roma, ma l'interpretazione è molto forzata. In questa parte finalissima della profezia c'è stata grande confusione anche tra appassionati, studiosi, storici, e adesso vediamo questo video. San Malachia è un vescovo irlandese del XII secolo. Nel 1139, durante una visita a Roma, ha una visione. Davanti a lui compare una serie di frasi in latino associate a 111 papi che guideranno la Chiesa cattolica fino alla fine dei tempi. Scrisse 111 motti in latino sulla natura, il nome, il destino o lo stemma di ogni papa, fino al giorno del giudizio. Molte di queste frasi sono ritenute troppo precise per essere delle semplici coincidenze. Giovanni XXIII, il 107° papa della profezia, viene definito Pastor et Nautam, pastore e marinaio. Prima di diventare papa nel 1958, è stato il patriarca di Venezia, una città di mare. Paolo VI è definito Flos Floram, fiore tra i fiori. Il suo stemma è un giglio in mezzo ad altri gigli. Giovanni Paolo II, che nella profezia è chiamato De Labore Solis, dall'eclissi di sole, è l'unico pontefice della lista a essere sia nato che sepolto durante un'eclissi. E il 111° papa della profezia? De Gloria Olive, dalla gloria dell'olivo, è Benedetto XVI. Anno del Signore 1148. Secondo la leggenda, San Malachia riceve la visione di tutti i papi che siederanno sul soglio di Pietro fino alla fine della Chiesa. I manoscritti vengono però raccolti e pubblicati ufficialmente per la prima volta solo nel 1595 dal monaco benedettino Arnold Vion nella Profezia de Summis Pontificibus. Si tratta di un elenco di 112 papi e a ognuno è associata una frase da decifrare. La lista inizia con Celestino II e, facendo i conti, sembrerebbe finire proprio con Benedetto XVI, l'attuale pontefice. È possibile che una profezia scritta possa aver identificato con secoli di anticipo anche i pontefici che abbiamo conosciuto? Nella storia del cattolicesimo, una delle più grandi predizioni fu ed ancora è la profezia sui papi e gli antipapi attribuita a San Malachia di Morger. Pertanto, dato che Francesco, secondo la lista di San Malachia, risulta essere il pretendente finale al seggio romano, prima della distruzione di Roma e del giudizio universale, egli è Pietro il Romano. La fine della Chiesa, la fine del Vaticano, la fine del Papato. Questa predizione è presente in numerose profezie.
La più nota è la profezia di Malachia, meglio nota come la profezia dei papi. Il testo è archiviato nella biblioteca di Lione, nel libro Lignum Vitae, scritto da Arnold Wion, il monaco scopritore della profezia, nel 1495. Nel 1140, Malachia di Armagh, un vescovo irlandese, in occasione di un suo viaggio a Roma, ha una visione. Vede 111 papi destinati a succedersi dopo Celestino, fino all'ultimo papa nella storia della Chiesa. Dopo quel 111esimo papa, la profezia indica la fine, vale a dire un ultimo papa che vedrà la dissoluzione del Vaticano e la fine del papato. Stando a tale lista, Francesco sarebbe il penultimo papa. Quello che gli succederà si chiamerà Pietro il Romano e con lui verrà la fine della Chiesa nel 2027. Ho preso quattro video diversi da YouTube e li ho uniti in un solo video. In un video dicono che Papa Benedetto XVI, come avete sentito, è l'ultimo Papa. In un altro video hanno detto che Papa Francesco è l'ultimo Papa. In un altro video ancora hanno detto che dopo Papa Francesco c'è un altro Papa. Quindi vi ho dato la conferma che in questa ultimissima parte della profezia di San Malachia c'è grande confusione tra storici, studiosi e appassionati. Quando c'è confusione dobbiamo sempre affidarci alle profezie. La Madonna in questi tempi sta apparendo come mai successo prima e ci sta dando dei fantastici messaggi, consigli, avvertimenti, ma anche delle profezie. E qua mi spiego, io fino a 4 anni e mezzo fa circa ero assolutamente ateo, molto lontano da questi argomenti, e sono andato in un luogo di apparizione, cioè dove appare nel presente la Madonna, e ho sentito un segno, ho sentito una palla di calore all'altezza dello stomaco che mi ha tracciato un cerchio tra lo stomaco e la pancia. Non vi so spiegare il significato, però quando sono andato in quel posto lì ho sentito questa cosa. Allora ho cominciato a farmi delle domande, ho cominciato a chiedermi sul perché stesse apparendo la Madonna, cosa ci stesse dicendo, e allora ho cominciato a studiare tutti i messaggi, dal primo all'ultimo. Ho fatto proprio uno studio approfondito e ho suddiviso i messaggi in base agli argomenti. Non mi sono fermato lì, ho fatto lo stesso con altre apparizioni che ci sono in Argentina, in Brasile, in Venezuela, in Spagna, in Italia. Ho studiato tutti i messaggi di queste altre apparizioni dal primo all'ultimo, li ho suddivisi in base all'argomento e ho visto che la Madonna dice le stesse cose. Quindi adesso vediamo un messaggio delle apparizioni mariane di Monteberico, Vicenza, importantissimo. Attenzione che la Madonna è apparsa nel 1400 qui a Monteberico, ma se fate delle ricerche guardate che sta apparendo nel presente, sta dando dei messaggi nel presente, quindi guardate i messaggi che sta dando nel presente. Vediamo questo messaggio del 17/4/2015. In tanti dei miei messaggi vi ho ricordato in modo particolare di pregare per la sofferenza di Papa Francesco. Gloria dell'Ulivo. Gloria dell'Ulivo. Poiché è il Papa del Getsemani, che sofferenza per lui e che umile atteggiamento di fronte ad essa. Allora, grazie alla Madonna e a questo importante messaggio abbiamo visto che gloria dell'Ulivo è Papa Francesco. Prima vi avevo detto che gloria dell'Ulivo era Papa Benedetto XVI, però vi avevo anche detto che mi sarei corretto. Quindi abbiamo De Labore Solis, che è Giovanni Paolo II, e abbiamo De Gloria Olivae, che è Papa Francesco. E Papa Benedetto XVI non ha un motto. Dove lo mettiamo Papa Benedetto XVI? Dobbiamo fare un passo indietro nella storia. La profezia di San Malachia è stata resa pubblica per la prima volta nel 1595
grazie al libro Lignum Vitae, scritto dal monaco benedettino Arnoldo Guaion. Però della versione ufficiale, della versione originale, non ne abbiamo saputo nulla. Però grazie al cielo c'è stato uno scrittore indiano, Smeg Maria Olaf, che ha avuto la possibilità di visionare negli archivi vaticani due volumi storici dei monaci benedettini. Dentro questi due volumi storici ha trovato quattro pagine che riportano con precisione la profezia originale di San Malachia. In queste quattro pagine ha trovato un motto in più. Questo motto in più si chiama Caput Nigrum e, guarda il caso, si trova proprio tra il motto De Labore Solis e il motto De Gloria Olivae. Quindi si trova esattamente tra Giovanni Paolo II e Papa Francesco. Quindi capiamo con precisione che Caput Nigrum riguarda Papa Benedetto XVI. Adesso vediamo di dare un'interpretazione. Allora, Caput Nigrum, traduzione è capo nero, nel vero senso della parola. La parola caput è stata usata anche nella frase riguardante Roma, Roma caput mundi, proprio Roma capitale del mondo. Quindi Caput Nigrum è, parla di un capo nero, re nero. Nel simbolo araldico di Papa Benedetto XVI, cioè nello stemma papale, c'è proprio l'immagine di un re nero. Andiamo avanti. De Gloria Olivae è l'ultimo motto papale e grazie alla Madonna abbiamo visto che riguarda Papa Francesco. Adesso qua mi fermo un secondo perché, come vi ho detto prima, su Papa Francesco c'è grande confusione. Tante persone mi hanno chiesto su Papa Francesco da che parte sta, sta dalla nostra parte o sta dalla parte del male, è un massone, non è un massone. Quindi adesso voglio chiarire questa cosa, naturalmente parlando con i messaggi della Madonna. Allora, apparizioni mariane che ci sono a Monfenera in Veneto, messaggio del 4/3/2013. Papa Francesco è stato eletto il 13 marzo 2013, quindi è un messaggio che anticipa l'elezione di Papa Francesco. Amati figlioli, quassù nel Santo Paradiso c'è grande festa, le vostre preghiere stanno salendo, c'è grande festa. Pregate figlioli cari perché il successore di Pietro sia forte e coraggioso lottatore contro le forze del male. Quindi in cielo c'è grande festa per il Papa che deve essere eletto. Quindi in anticipo la Madonna ci ha detto che questo è un buon Papa, però come prova è piccola. Diamo qualche prova in più, vediamo altri messaggi. Veggente Michelino Marco Vecchio, 13/3/2013, proprio quando è stato eletto Papa Francesco. Il nuovo Santo Padre è avvenuto alla luce di mio figlio e per questo ringrazio tutti, tutti i sacerdoti, tutti i collaboratori, tutti i figli del mondo che hanno pregato per questo evento importante per il bene del mondo. Quindi anche qui ne parla bene di Papa Francesco. Valeria Cupponi, una vicenda che c'è a Roma, 14/3/2013, appena eletto il Papa. Pregate ora per il mio vicario, lo Spirito Santo lo ha scelto. Anche qui dice molto chiaramente che è un buon Papa. Stefania Caterina, messaggio dal 17/3/2013, appena eletto il Papa. Mi rivolgo in modo speciale a Papa Francesco, scelto da Dio per essere pastore di una moltitudine dei cristiani. Il Signore ha voluto fortemente questo Papa. Dio vi ha donato un nuovo Papa al quale spetta di aprire la strada al popolo di Dio in questi tempi difficili ma pieni di grazie. Anche qui ne ha parlato chiaramente bene. Adesso vediamo il messaggio di Velletri, un'altra vicente che c'è, una località che c'è vicino a Roma.
2013. Oggi devo dirvi una cosa importante. Pregate sempre mio figlio. Elvio ha messo a capo una persona importantissima, il vostro Papa Francesco. Lui sistemerà molte cose finché il Signore gli darà la vita. Anche qua ne parla bene. Cavarziere, apparizioni mariane che ci sono a Venezia. Appena eletto il Papa, 2013. Ascoltate il Santo Padre che è sulla barca di Pietro. Io l'ho mandato dal cielo, Francesco, lui vi porta alla pace. Anche qui ne parla bene. Apparizioni che ci sono in Brasile, 2013, appena eletto il Papa. Colui che è stato scelto per guidare la Chiesa di mio figlio Gesù avrà bisogno di molte vostre preghiere per portare a termine con forza, fede e rassegnazione la missione che ha ricevuto da Dio. Anche qui ne parla bene. Medjugorje, che tutti conoscono, in Bosnia, 2014. State attenti a questo messaggio. In modo particolare, cari figli, in questo tempo pregate per il mio amatissimo Santo Padre. Pregate per la sua missione, la missione della pace. Anche qui ne parla chiaramente bene. Salvatore Caputa, veggente che c'è a Mantova, 2013. Vi invito a vivere, pregare ed a predicare la lettera al Vangelo in una grande unità al Papa Francesco I, che ha da Gesù il compito di mantenere la sua Chiesa nella verità della fede e carità. Zaro, 2013, apparizioni che si sono a Napoli, isola di Ischia. Pregate molto per Papa Francesco, egli ha un compito grandissimo. Dovrà radunare e riunire gli interi greggi smarriti. È il pastore del gregge disperso, dovrà faticare molto. Quindi la Madonna parla bene di Papa Francesco. Ho altri messaggi che parlano bene di questo Papa, però verrebbe troppo lunga, quindi ho dovuto tagliare tanto materiale. Però, come avete visto, questo Papa ha molti nemici, ma anche all'interno della Chiesa ci sono molti cristiani, anche di fede, dei bravi cristiani, che stanno condannando Papa Francesco. Adesso vediamo questo video. Per uno come lei, Cardinal Bergoglio, così deciso nel distruggere lo spirito cattolico, ci voleva uno altrettanto deciso a difenderlo, lo spirito cattolico. Se lei sa essere, come non mai nessuno è stato, così insolente nel distruggere la Chiesa, ha trovato un prete altrettanto insolente nel difenderla, la Chiesa. Lei, Eminenza, non è il Papa della Chiesa Cattolica, lei resta il Cardinale Jorge Mario Bergoglio. Il Papa è Benedetto XVI. Questo è Don Di Nutella, è un bravissimo prete. Vi assicuro che ha delle buone intenzioni riguardo alla Chiesa. Sta condannando la massoneria che tratta della Chiesa, sta difendendo i sacramenti, sta condannando il modernismo e le schifezze varie che sono entrate nella Chiesa, quindi non lo critico, anzi da una parte lo capisco, perché anche io personalmente non ho condiviso delle uscite, delle posizioni che ha preso Papa Francesco. Però io sono un piccolo essere umano, sono miserabile, la mia intelligenza è limitata e non posso vedere cosa succede dietro le quinte. Cioè non posso sapere cosa succede all'interno delle mura del Vaticano e non posso vedere se ci sono delle persone che costringono Papa Francesco a prendere delle decisioni. Io no, però la Madonna sì. Quindi vediamo questi messaggi, cosa dicono. Apparizioni che ci sono a Trevignano Romano, 2016. Figli miei, pregate per il Papa, perché è costretto a prendere decisioni che non provengono dal suo cuore. Luz de Maria, apparizioni che ci sono in Argentina, 2013. Adesso vediamo chi è che costringe Papa Francesco a prendere delle decisioni che non vengono dal suo cuore. Le decisioni che Papa Francesco sta prendendo stanno dando fastidio a molti all'interno del Vaticano. Non prestate attenzione a tutta la campagna denigratoria che si sta montando contro di lui.
Questo è il vicario della Chiesa che Dio ha ordinato per questi ultimi tempi. Sostenetelo con le vostre preghiere e smettetela di giudicarlo. Chi siete voi per mettere in discussione i disegni di Dio? Pregate di più, perché i cambiamenti che saranno applicati dal vicario della Chiesa non siano gestiti dalla massoneria ecclesiastica. Ecco allora chi sta dando fastidio a Papa Francesco. Ecco dov'è il marcio nella Chiesa. È nella massoneria ecclesiastica. Andiamo avanti. Monteverico, Vicenza, 2015. Pregate per il Santo Padre, non parlate male di Lui. Statevi vicino, un giorno vi farò comprendere. 2015. Angeli miei, non badate al comportamento del Santo Padre. Vi sembrerà che vada contro la parola di Dio, ma non temete, perché dalla sua veste verranno fuori grandi sorprese. Lo Spirito Santo guarda ogni suo passo, ogni sua parola, affinché egli arrivi al grande compimento. Qual è questo grande compimento? Vediamo. Apparizioni mariane che ci sono in Calabria, Vincente Gaetano Marino. Questo messaggio è proprio rivolto allo stesso Vincente. 2005. Tu tanto pensi a Međugorje. Međugorje verrà glorificata e presto verrà riconosciuta dalla Chiesa. Sempre Gaetano Marino, 2013. Ho visto il Papa Francesco e contemporaneamente una donna che si avvicinava sempre di più. Era amica la Vincente di Međugorje. La donna successivamente si appoggiava sul petto del Papa, il quale l'abbracciava. Poi il Papa si è tolta la veste e la papalina e le ha consegnate a Vika. Mentre Vika si allontanava, mandava baci con la mano al Papa. Allora, abbiamo visto che Papa Francesco approverà le apparizioni di Međugorje. Quindi tante persone si toglieranno tanti dubbi su questo Papa. È un Papa che sta dalla nostra parte e finalmente, quando succederà questa cosa, le persone capiranno. Però abbiamo visto un altro aspetto: il Papa che si toglie la papalina e la dà alla veggente, si toglie la veste e la dà alla veggente. Quindi la fine del papato. E ribadisce il discorso che ha fatto la profezia di San Malachia. Come vi ho detto prima, il motto De Gloria Olivae riguarda Papa Francesco ed è l'ultimo motto papale, ok? Quindi i messaggi della Madonna confermano quello che dice San Malachia. Però adesso guardiamo questo messaggio di Quarantano, delle apparizioni che ci sono in Calabria, che conferma il fatto che questo è l'ultimo papa. Quarantano, 2014. Figlia mia, prega tanto per la Chiesa e per i suoi ministri, soprattutto per il Papa, Papa Francesco, poiché dopo di lui non ci sarà più persona a sostituirlo. Grandi saranno le sue opere, perché lui arriva dal mio cuore ed è stato scelto dalla mia mano. Ma dopo di lui la Chiesa riceverà un altro grande segno, poiché nessun altro ci sarà alla sua guida. Abbiamo visto quindi che i messaggi della Madonna confermano la profezia di San Malachia, cioè l'ultimo motto papale riguarda Papa Francesco, e la Madonna dice che questo Papa è l'ultimo, non ci sarà persona a sostituirlo. E adesso giungono tante domande: come può finire il papato? Deve succedere qualcosa di veramente forte, perché la Chiesa, il Vaticano, il Papato sono rimasti in piedi per 1700 anni e questa umanità ne ha passate di ogni, ha sorpassato due guerre mondiali, ha sorpassato epidemie, la peste, tante guerre, tante catastrofi, e il Papato è sempre rimasto in piedi. Quindi cosa deve succedere? Vi devo dire delle profezie, e quindi guardiamo sempre i messaggi della Madonna. Apparizioni di Zara, 2014, visione che ha avuto Angela. Angela si trova in una grande sala dove erano riuniti Papa Francesco con tanti vescovi e sacerdoti. Papa Francesco era in ginocchio verso un quadro della Madonna con Gesù Bambino in braccio.
Papa Francesco dava le spalle agli altri ed era su di un inginocchiatoio di velluto rosso. Tutti avevano la corona del rosario tra le mani e pregavano intensamente. Poi la mamma ha continuato a parlare. La cattedra di San Pietro tremerà e si udranno rumori e sussulti di guerra. Edson Glauber, Brasile, vedete che sei in Brasile, 2009. Pregate per il Papa e per la Chiesa, sta arrivando il giorno in cui gli uomini del male l'attaccheranno, volendola distruggere. Carbonia, sono delle apparizioni importantissime che ci sono in Sardegna. Studiate questi messaggi, sono importantissimi. 2014, innalzeranno bandiera i nemici che insedieranno Roma e dichiareranno la fine di questo papato. È un messaggio del 2014, quindi il Papa in carica era Papa Francesco, e qui dice dichiareranno la fine di questo papato. 2016, attenteranno ora al Papa, lo perseguiteranno fino a farlo fuggire da Roma. Apparizioni, anche queste importantissime, Anguera, che ci sono in Brasile. Vediamo questo messaggio del 2005. Roma perderà la sua gloria e la sua fama, e la sofferenza sarà grande per i miei poveri figli. Il trono di Pietro cadrà. La morte arriverà agli ecclesiastici che soffriranno dolori fisici. Montebelluco 2015. Proteggete il Santo Padre, proteggete Roma, proteggete tutti i miei figli, perché i miei occhi non hanno veduto cose belle, ma hanno veduto chiarori di luce provocati da armi. Quindi capiamo perfettamente, abbiamo visto, che il papato finirà a causa di un attacco militare. Adesso vediamo chi farà questo attacco militare. Però attenzione, i messaggi che vi ho fatto vedere fino ad adesso, soprattutto gli ultimi, sono molto forti. Quelli che vi farò vedere sono altrettanto forti, quindi vi chiedo di non spaventarvi, di non lamentarvi, perché la Madonna non ci dà questi messaggi forti per spaventarci, ce li dà per avvertirci, come una qualsiasi madre fa con un proprio figlio. Quindi non createvi barriere mentali, fate entrare anche questi messaggi, anche se sono forti, così potete capire in profondità qual è il significato. Apparizioni che ci sono a Carbonia, 2016. Il terrore degli uomini dalla lunga barba è per essere avvertito in ogni luogo. L'Italia sarà colpita a morte, sarà segnata nel cuore. Prenderanno Roma, siederanno il Vaticano. In piazza San Pietro metteranno la loro bandiera e grideranno al loro Dio la loro effimera vittoria. Le tre fontane. Bruno Cornacchiola, che era un uomo violento, che si è convertito grazie alla Madonna. Visione che ha avuto nell'anno 2000. Mi trovo a San Pietro, una folla di barbari correva dentro la basilica uccidendo chiunque incontrava. Anguera, 2005. Gli uomini del terrore raggiungeranno il Vaticano. La piazza sarà piena di cadaveri. L'umanità vedrà l'azione malefica degli uomini dalla grande barba. Il Colosseo crollerà. Traviniano Romano, 2018. I nemici di Dio stanno organizzando l'ingresso in Vaticano e sarà molto doloroso. Ok, abbiamo visto che questo attacco militare sarà fatto dagli uomini dalla lunga barba, quindi gli estremisti islamici. E uno adesso comincia a pensare, ma come fanno quattro terroristi a cambiare la storia della Chiesa? Insomma, abbiamo anche le nostre difese, abbiamo il nostro esercito. Ok, noi possiamo pensare quindi che questo, gli estremisti islamici arrivino a fare un attentato, ma comunque a cambiare la storia della Chiesa, la storia del papato, è molto improbabile. Allora aggiungo, questo esercito si unirà all'esercito russo. Infatti la Madonna nel 1917, quando ha dato il terzo segreto di Fatima, aveva chiesto la consacrazione della Russia al suo cuore immacolato. E naturalmente questo non è stato fatto, perché si prende sempre con indifferenza questi messaggi e insomma non ascoltiamo mai i messaggi della Madonna.
La Madonna con sofferenza nel presente, nei messaggi che si sta dando in queste apparizioni che sono nel presente, ci ha detto che non aver obbedito a questa sua richiesta purtroppo ci causerà delle conseguenze catastrofiche. Vediamo i messaggi. Anguera, Brasile, 2007. L'unione degli uomini dalla grande barba, cioè estremisti islamici, con quelli di colore rosso, cioè Russia, causerà grande dolore all'umanità. Io sono vostra madre e so cosa vi attende. 2009. La Russia sarà una pietra per molte nazioni e Roma sarà distrutta col fuoco. Soffro per quello che vi attende. Luz de Maria, Argentina, 2016. Pregate, figli. L'Italia soffrirà, sarà invasa da un istante all'altro e Roma sarà flagellata durante i dolori del parto. La Russia entrerà e prenderà quello che è di mio figlio, la Basilica. Carbonia, 2013. L'armata russa viaggia contro Roma. Cosa sarà dei miei poveri figli? Cosa diranno i miei sacerdoti infedeli quando Roma verrà presa dal nemico e farà sventolare la sua bandiera rossa nella casa del Signore? Non avete fatto buona guardia alla mia chiesa, o sacerdoti miei? Cosa mi direte, o fulgi di miei prelati, che eravate con me? No, certamente. Quindi, abbiamo visto la profezia di San Malachia, che concorda con i messaggi della Madonna, Papa Francesco, quindi è l'ultimo Papa. Abbiamo visto il perché finirà il papato a causa di un attacco militare, si riuniranno gli eserciti degli estremisti islamici con l'esercito russo. E io aggiungo che ci sono delle famiglie al di sopra dei governi, chiamateli illuminati, che vogliono che la Chiesa venga distrutta, vogliono eliminare il papato. Adesso guardiamo l'interpretazione del motto Gloria dell'Ulivo. Riprendiamo un attimo il messaggio di prima dell'apparizione di Vicenza a Monteberico nel 2015. Papa Francesco, gloria dell'Ulivo, poiché è il Papa del Getsemani. Che sofferenza per lui e che umile atteggiamento di fronte ad essa. Allora, cosa ha sofferto Gesù Cristo nel Getsemani? Attenzione. Uno, è stato tradito da Giuda, cioè è stato tradito da uno degli apostoli, cioè una persona che gli era vicino. Due, è stato rinnegato dagli apostoli, abbandonato, lasciato da solo dagli apostoli, perché aveva chiesto vegliate su di me, e invece gli apostoli sono andati a dormire. Tre, ha dato la vita per noi, dopo Getsemani è morto in croce. Adesso, per primo vediamo il tradimento che subirà Papa Francesco. E qua introduco un argomento guardando il messaggio di Giorgio Bongiovanni. Giorgio Bongiovanni è uno stigmatizzato, molto criticato, però vi dico, prima di criticare le persone pensateci su 100 volte. Io ho studiato tutti i suoi messaggi dal 1990 fino all'agosto del 2018, ho fatto lo stesso studio che ho fatto con altre apparizioni, ho suddiviso i messaggi in base all'argomento e non è un falso profeta. Poi ho visto le sue stigmati dal vivo, ho visto la sofferenza sulla sua faccia, non se l'è provocata lui di certo, e ho visto anche gli esami medici. E la scienza ha detto che queste stigmati sono un fenomeno inspiegabile, ok? Quindi prima di criticare vi consiglio di pensarci e documentatevi prima, tutto qui. Vediamo questo messaggio del 2007 che parla della cupola o del cosiddetto super clan che comanda il mondo. È un messaggio del 2007. Molti di questi personaggi si riuniscono spesso per decidere e pianificare le strategie geopolitiche, militari e sociali dei popoli del mondo, della loro vita e della loro morte.
le guerre e lo sterminio di massa, l'inquinamento. Molte di queste riunioni sono occulte, ma a noi nulla sfugge, perché è un messaggio ricevuto dagli angeli. Conosciamo benissimo i loro discorsi. La più famosa, che da oltre 50 anni si tiene tra i personaggi che rappresentano in qualche modo il potere mondiale, è la conferenza Bilderberg. Ok? L'ultima riunione dei Bilderberg si è svolta dal 13 maggio al 3 giugno del 2007, naturalmente perché è un messaggio del 2007, a Istanbul in Turchia. I partecipanti, oltre 100 personaggi tra i più famosi politici, giornalisti e finanzieri del mondo, tra questi i signori. Allora, ci sono vari partecipanti a queste conferenze, anche americani, spagnoli, inglesi, che vengono da tante parti del mondo. Io in questo messaggio vi faccio vedere solo quelli che ci sono, solo gli italiani. Franco Bernabé, vicepresidente della Rothschild Europe. Tommaso Padoa-Schioppa, ministro della finanza. Mario Monti, presidente Università Commerciale Luigi Bocconi. Giulio Tremonti, vicepresidente della Camera dei Deputati italiana ed un braccio destro di Silvio Berlusconi. Sotto le vesti di politici, uomini dell'alta finanza, giornalisti, erano presenti portavoce appartenenti alle sette occulte della massoneria, dell'Opus Dei cattolico, delle correnti estreme dell'Islam, dell'ortodossia sionista ed altre. Abbiamo citato alcuni nomi presenti alla conferenza Bilderberg per farvi meglio comprendere che non vi è libertà e democrazia nel vostro mondo, né pace, giustizia, amore. Politica, finanza, mezzi di comunicazione, eserciti sono dominati e manipolati dall'Anticristo. Questi sono i quattro personaggi italiani che sono stati citati nel messaggio di Giorgio Bongiovanni. Quindi abbiamo visto, ci sono grandi politici, economisti, banchieri, insieme a portavoce delle religioni, cioè portavoce della massoneria, portavoce dell'Opus Dei cattolico, portavoce dell'estremismo islamico. Questi personaggi si ritrovano in conferenze occulte del Club Bilderberg e decidono sugli andamenti, sulle strategie geopolitiche, su come manipolare la politica e se e come organizzare delle guerre. Adesso vediamo questo video. Ministro Fornero, buonasera. Giulia Nocezzi, Servizio Pubblico. Buonasera. 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 Le volevo chiedere, ma dentro c'è la riunione, che riunione c'è? Pubblico. Di Michele Santoro, scusi. Sì, buonasera. Buonasera. Ma che riunione c'è dentro? Guardi, a che riunione sta c'è andando? C'è un invito. E io ho aderito a questo. Ma chi è che l'ha invitata? Chi l'ha invitata, ministro? Dove sta andando? Vado in Campidoglio. Ma per caso c'è il Bilderberg, la riunione del Bilderberg? Questo non è un invito. Non lo sa? Sta andando a una riunione che non sa che riunione è, scusi, ministro. Non sa chi l'ha invitata? Buonasera, Servizio Pubblico. Ecco, Bene, grazie. Lei? Bene, che succede? Me lo dica lei, ma cosa c'è lì dentro? C'è una cena organizzata da Telecom con investitori nazionali e internazionali, adesso arriverà anche il presidente Monti, scusi. E ma perché sarà... dicono che è del Bilderberg, scusi? Perché evidentemente è stata una cosa organizzata, adesso non so esattamente, che l'invito mi è arrivato dal presidente. Presidente Monti! Presidente Monti, buonasera. Sta andando alla riunione del Bilderberg? No, sta, guardi. Sì, ecco, scusi. Buonasera. Buonasera. No, sta andando a una cena di Telecom Italia organizzata in onore del governo. Are you here for Bilderberg meeting? Yes. Yeah. La giornalista intelligente ha chiesto, siete qui in inglese? Siete qui per la riunione del Bilderberg? Hanno risposto yes.
che vuol dire sì, quindi è chiaro. Vi ho fatto vedere anche questo video perché ci sono due personaggi, abbiamo visto qui due personaggi che sono stati citati nel messaggio di Giorgio Bongiovanni, che sono Franco Bernabé, che è quello che ha dato la mano alla giornalista e le ha detto no, è solo una cena della Telecom, e c'è, abbiamo visto Mario Monti, era girato di spalle e stava entrando. Aggiungo anche, questa non era una vera conferenza del Club Bilderberg, era un semplice ritrovo, una cena dove c'erano sì dei partecipanti della conferenza del Club Bilderberg, ma c'erano anche dei semplici invitati. Le vere conferenze del Club Bilderberg si effettuano in alberghi di lusso in tutto il mondo, durano 3 o 4 giorni. Questi alberghi vengono naturalmente completamente svuotati, le persone non si possono avvicinare a più di 50-100 metri da questi alberghi perché vengono recintati e attorno a queste recinzioni c'è la polizia, e se provi ad avvicinarti la polizia diventa anche abbastanza aggressiva. Vediamo questo video. John Elkann, presidente e amministratore delegato della società di investimento Exor S.p.A., editore della Stampa e La Repubblica e presidente di Fiat Chrysler Automobile. Perché non rispondete alle domande della stampa, Bernabé? Lui invece è Franco Bernabé, ex amministratore delegato di Telecom e attuale presidente di Cartasia S.p.A. Insieme a Claudio Costamagna, Marta Dassù e Lilli Gruber sono i 5 italiani che dal 9 al 12 giugno hanno partecipato al Bilderberg, il club più segreto del mondo, che ogni anno riunisce 130 personalità tra le più influenti del pianeta, i gotha dell'establishment politico, economico e finanziario mondiale. Quest'anno si sono chiusi per 4 giorni tra le mura di questo hotel, il Taschinger Palais di Dresda, e passano davanti ai nostri occhi uno dopo l'altro. Tra loro riconosciamo il re dei Paesi Bassi Wilhelm Alexander, l'ex capo dell'MI6, i servizi segreti inglesi John Sawyer, e il capo di Airbus, settima produttrice di armi al mondo, Thomas Enders. Nessuno si può avvicinare. Siamo nel cuore della città, a 2 passi dal Semperoper, il teatro dell'opera tedesco, ma qua nessuno può entrare. È stato tirato su questo cordone di sicurezza e tutto l'hotel è circondato da poliziotti perché il Bilderberg è chiuso sia al pubblico che ai giornalisti. Stavo camminando qui intorno e la polizia mi ha fermato e controllato. Mi hanno messo mani al muro e perquisito. Poi mi hanno strappato i biglietti dell'opera. Dovevo andare a vedere Don Giovanni. Scusi, non sto capendo, perché controllate i contenuti di questi manifesti? Siete della stampa? Posso vedere un documento? Giornalisti? Questo è il Taschinger Palais e questa è una zona di protezione. Voi siete qui, dovete stare lontani almeno 50 metri da là. Io sono a 50 metri dall'hotel. Basta, l'intervista finisce qui. Dove state andando? Li stanno perseguendo, li stanno controllando i documenti, controllano quello che hanno in tasca. Ma non possiamo fare le riprese qua? No, non in quest'area. Ma i partecipanti del Bilderberg sono chiusi all'interno. Sì, ma siete troppo vicini all'evento. Cosa succede se rimango qui? Ti arrestiamo. La polizia austriaca sta in questo momento controllando zaini e documenti a tutte le persone che tentano di avvicinarsi verso l'Interalpen Hotel. La strada è stata completamente bloccata e questo checkpoint è stato posizionato solo alcuni giorni fa per evitare appunto che qualsiasi persona si avvicini verso l'Interalpen Hotel dove si sta svolgendo il meeting del Bilderberg. 2100 agenti di polizia pattugliano la zona, anche a bordo di elicotteri armati. Qui è stata addirittura creata una zona militarizzata e vedete il filo spinato, al cui interno c'è un radar che controlla il possibile arrivo di aerei o elicotteri nel raggio di 50 km.
Le due strade che portano al resort sono bloccate. Attorno all'hotel sono posizionati questi furgoni di proprietà dell'autorità per le telecomunicazioni austriaca e servono a monitorare tutte le comunicazioni radio attraverso quell'antenna che punta direttamente verso l'albergo. You're doing an administrative offense. You get the report and you go now or you arrest. So move. Or you are arrested now. 5 seconds to go. What am I doing? One, okay. Two. Potete lasciarlo stare, per favore? Potete tenere giù le mani? Questa è la polizia austriaca che ci caccia. Ce ne stiamo andando. We're going away. We're going away. Siamo a Telz, vicino a Innsbruck, in Austria, e questo è l'Interalpen Hotel, dove si sono chiusi per 4 giorni 140 uomini e donne. Personalità economiche, politiche e bancarie tra le più influenti del pianeta è il gruppo Bilderberg, o Club Bilderberg. Abbiamo visto questa realtà sul Club Bilderberg. Non ci si può assolutamente avvicinare e, come avevo visto dal messaggio di Giorgio Buongiovanni, si ritrovano per decidere su come deve andare la politica, le strategie geopolitiche e anche come e se organizzare delle guerre. Uno a questo punto però gli possono venire anche dei dubbi: com'è possibile che si ritrovino dei portavoce della massoneria, che è anche entrata nella Chiesa, come vi ho fatto vedere prima nel messaggio di Luz de Maria, dei portavoce dell'Opus Dei Cattolico con dei portavoce dell'estremismo islamico? Oppure com'è possibile che si trovino dei portavoce dell'estremismo islamico con dei personaggi americani? Giusto? È molto difficile. Guardiamo questa foto. Qui c'è Abu Musa, è un portavoce dell'ISIS. Qui c'è al-Baghdadi, è il leader dell'ISIS. Qui aveva ancora la barba corta, dopo se l'è fatta crescere e l'abbiamo visto nei video che inneggiava la guerra santa. Qui c'è Mohammed Nur, che è un portavoce della cellula terroristica del fronte al-Nusra. E qui c'è il senatore americano John McCain. Cosa ci fanno insieme al-Baghdadi, leader dell'ISIS, con il senatore americano John McCain? Sono delle domande che dobbiamo farci, è molto importante, ok? Andiamo avanti. Ritorniamo al tradimento di Papa Francesco. Ricordatevi del Club Bilderberg, dopo ci ritorniamo. Al tradimento di Papa Francesco vediamo questi messaggi. Montevelico, Vicenza, 2015. Io affido la mia amata Chiesa a tutti voi, perché, cari figli, i massoni si sono messi in atto, voi non sapete, faranno di Papa Francesco una pedina. Ancora Montevelico, 2015. I massoni sono pronti a colpire la mia amata Chiesa, vogliono colpire Papa Francesco. Egli deve essere annientato perché egli è il vero pastore. Anguera, Brasile, 2013. Il tradimento arriverà al trono di Pietro e il dolore sarà grande per gli uomini e le donne di fede. Il tradimento. 2005, cari figli, gli amici del re si sono uniti contro di lui, ma Dio li punirà severamente per il loro tradimento e perché avranno aperto le porte per fare entrare gli assassini. Ricordatevi questo particolare, avranno aperto le porte per fare entrare gli assassini. Don Gobbi, 1975. È giunta per la mia Chiesa l'ora della desolazione e dell'abbandono, sarà schernita, tradita, data nelle mani di chi le è nemico e la vuole distruggere. Saranno alcuni dei suoi stessi ministri a consegnarla nelle mani dei carnefici. Anche voi sarete scherniti, traditi e perseguitati assieme al vicario di mio figlio, il Papa. Carbonia, 2012.
La capitale ora subirà l'attentato da parte dei corrotti. Nella casa di Dio i mercanti apriranno le porte al nemico, che entrerà e scatenerà la sua vendetta sul mio Papa, che si troverà costretto a fuggire per mettersi in salvo. 2013. La Chiesa subirà l'attentato più grande della storia, perché i demoni, aiutati dai traditori, entreranno a prendere possesso della cattedra di Pietro. Messaggio del 2015. Presto Roma sarà presa dal nemico, entreranno a mettere la loro bandiera nella mia casa. I miei nemici, quelli che già dimorano all'interno, apriranno le porte ai loro compagni. Allora, riprendiamo. Gesù è stato tradito nel Getsemani da Giuda, cioè uno dei suoi apostoli, un personaggio che gli stava vicino, e l'ha consegnato ai suoi carnefici. Vediamo adesso il tradimento di Papa Francesco. I cardinali massoni, i vescovi massoni, hanno deciso di eliminare Papa Francesco. Come? Punto di domanda. Questi cardinali e vescovi massoni hanno dei portavoce che partecipano alle conferenze del Club Bilderberg. In queste conferenze, come vi ho detto prima, ci sono portavoce dell'estremismo islamico, economisti, banchieri, politici, e hanno deciso in queste conferenze occulte che Papa Francesco deve essere eliminato, che il papato deve finire. Questo è il tradimento di Papa Francesco. Però questi vescovi e cardinali massoni si sono consacrati a un Dio traditore. Manterrà i patti il loro Dio. Quali sono i patti? Che arrivi questo grande esercito, che faccia piazza pulita il Vaticano, però che vengano naturalmente perseverati questi vescovi e cardinali massoni. I patti verranno mantenuti? Punto di domanda. Vediamo questo messaggio di Carbonia. 2013. I lupi rapaci stanno per agguantare la porpora in casa Vaticano. I lupi di dentro, cioè come vi ho detto prima, cardinali, vescovi, massoni, resteranno spiazzati perché non verranno mantenuti i patti. Il nemico li prenderà d'assalto ed essi moriranno sotto i suoi colpi. Che vergogna, uomini! Ecco il vostro Dio che viene a donarvi ciò che non eravate preparati a capire, ciò che non era nei patti, la morte eterna. Quindi non verranno mantenuti i patti. Quando arriverà questo esercito farà piazza pulita. Adesso vediamo gli altri aspetti. Messaggio di Montebelico 2015. Pregate per il Santo Padre, egli rimarrà solo contro le logge ecclesiastiche. Rimarrà solo. Per caso Gesù Cristo non è rimasto solo nell'orto del Getsemani, perché gli apostoli non hanno vegliato su di lui e sono andati a dormire? Sì. Gli lasceranno poca scelta, il mio spirito lo guiderà nel prendere le decisioni giuste affinché non tutto sia perduto. Brasile, Edson Gauer, 2013. Pregate per il Santo Padre, nessuno come lui porterà una croce pesante al punto da offrire la sua vita per la Chiesa di mio figlio Gesù. Per caso Gesù Cristo nell'orto del Getsemani non ha dato la vita per noi morendo in croce? Sì. Quelli che gli stanno attorno desiderano già farlo tacere il prima possibile. E qui ha ribadito il discorso che vi ho fatto prima, cioè le persone
che gli stanno vicino hanno organizzato di eliminarlo. Quindi abbiamo visto la fine del papato, l'ultimo papa, Papa Francesco, i messaggi della Madonna lo confermano, San Malachia lo conferma, e abbiamo dato l'interpretazione di questo motto, Gloria dell'Ulivo. Però c'è stata una profezia che in tante persone conoscono, famosissima, del Papa Nero, che si manifesterà prima della fine del mondo. Allora, prima di tutto non è la fine del mondo, ma è la fine dei tempi. Cosa vuol dire? Che stiamo andando verso un'epoca di pace, di purificazione, grazie al ritorno di Gesù Cristo. Quindi non è assolutamente la fine del mondo. Questa profezia del Papa Nero è verissima. E adesso voi mi chiederete, ma com'è possibile? Mi ha appena parlato di tutti i papi, della profezia di San Malachia, e non viene citato il Papa Nero. Allora, la profezia di San Malachia parla di una successione di capi della religione cristiana. Ok? Il Papa Nero sarà il capo di una unica religione mondiale, voluta dalla massoneria. Questa religione unica mondiale prenderà tanti aspetti di tante religioni e li riunirà in una unica religione. Il famoso Papa Nero sarà capo di questa unica religione. Si manifesterà in Vaticano e lo vedremo dopo Papa Francesco. Questo Papa Nero lo potete chiamare anche antipapa o falso profeta, ed è il braccio destro, diciamola così, dell'anticristo, perché indirizzerà l'umanità a seguire l'anticristo. Adesso vediamo questi messaggi che dà la Madonna. Luz de Maria 2014. L'istituzione della Chiesa del nostro Re sarà pesantemente colpita dai massoni infiltrati che desiderano la sua caduta per consegnarla nelle mani dell'impostore. Allora, quindi, con questo messaggio vi spiego anche il perché vogliono eliminare Papa Francesco, perché vogliono eliminare il papato. Lo dice qui. Desiderano la sua caduta per consegnarla nelle mani dell'impostore. Carbonia 2012. Roma è la sua preda ambita, la sua brama è la cattedra di Pietro. Presto riuscirà a sedersi a causa dei miei infedeli. E qui lo ribadisce. Il Papa Nero riuscirà a sedersi nel trono di Pietro a causa dei cardinali e vescovi massoni. Anguera, Brasile, 2008. Arriverà il giorno in cui sul trono di Pietro sarà seduto colui che cambierà per sempre gli orientamenti. Ritorniamo a Carbonia, 2008. Il nemico infernale è per esordire al mio posto. Il Vaticano avrà un Papa Nero, misero West, colui che cadrà nelle sue mani. Avevo un altro messaggio che diceva chiaramente che dopo questo Papa si sarebbe manifestato il Papa Nero. L'ho cercato per delle ore, ho chiesto a un mio amico di darmi una mano, l'ha cercato anche lui, ma purtroppo non l'avevo trovato. Forse era il messaggio più importante, però vabbè, abbiamo tanti altri messaggi. Travignano Romano, 2016. Il maligno sta per prendere il trono all'interno della Chiesa, al posto di mio figlio, e presto l'Eucaristia sparirà. Giampilieri, apparizioni che ci sono in Sicilia, 2005. La Chiesa conoscerà l'ora della sua più grande apostasia. L'uomo iniquo si introdurrà al suo interno e siederà nel tempio stesso di Dio, mentre il piccolo resto che rimarrà fedele sarà sottoposto alle più grandi prove e persecuzioni. El Escorial, apparizioni mariane che ci sono in Spagna, 1986. L'anticristo, figlia mia, si impadronirà di Roma. Ci sono molti seguaci dell'anticristo. Egli vuole sedersi nella sede. Luz de Maria, 2013. L'anticristo verrà a prendere con il suo alleato il trono di Pietro sulla terra.
con il suo alleato. Stefania Caterina, messaggio del 2016. Il falso profeta indottrinerà i popoli per orientarli verso l'anticristo, al quale tutti dovranno sottomettersi. Nei piani di Lucifero dovrà esserci un unico governo mondiale con a capo l'anticristo ed una sola religione con a capo il falso profeta. Quindi abbiamo tolto i dubbi anche sul Papa Nero. Adesso concludiamo la profezia di San Malachia, vediamo l'ultima frase, che non è un motto papale, non è numerata e non parla di un papa. Vediamo. In persecuzione estrema sacrae romanae ecclesiae sedebit Petrus Romanus, qui pacet oves in multi tribulationibus quibi transactis civitas sectis colis director et judex tremendus judicabit populum sum. Finis. Traduzione: durante l'ultima persecuzione della Santa Romana Chiesa siederà Pietro Romano, che pascerà, cioè pascolerà, il gregge tra molte tribolazioni. Quindi questo personaggio è un personaggio buono, positivo, che accudirà, pascolerà, quindi che guida il gregge tra molte tribolazioni. Passate queste, la città dei sette colli sarà distrutta ed il tremendo giudice giudicherà il suo popolo. Fine. Chi è Pietro il Romano? Vediamo questo video, che è il capolavoro di Michelangelo della Cappella Sistina. Un vortice visionario di immagini. Una Bibbia dai mille colori. Un appagamento per gli occhi e per l'anima. È il capolavoro assoluto creato da Michelangelo Buonarroti, che ci fa spettatori della creazione del mondo e del giudizio universale. Accanto a Cristo, con lui inserita in una mandorla di luce, c'è dunque Maria, che da sempre intercede per la salvezza degli uomini. Qualcuno ha osservato che qui la Vergine volge il capo quasi in un gesto di rassegnazione. Ormai non può più intervenire, ma solo aspettare l'esito del giudizio. Qui Maria archivia l'immagine medievale di una Madonna che con le sue preghiere supplica il Figlio alla misericordia. Resta la madre addolorata per la sorte di coloro che fino all'ultimo continuano a rifiutare la salvezza. La Vergine non può intercedere per loro, non perché la condanna dipende da Cristo giudice terribile, ma perché dipende dalle loro scelte irrevocabili. Nell'affresco, lo sguardo di Cristo è rivolto proprio verso le anime dannate, spinte dai diavoli nella bocca dell'inferno. Alcune tentano inutilmente di mettersi in salvo dalla condanna, risalendo le nuvole. In basso, una scena che è una citazione della commedia di Dante. Caronte, il traghettatore delle anime dei defunti, batte con il remo i dannati che trasporta sulla sua barca al cospetto di Minosse, il mostruoso giudice infernale, avvolto da un serpente che gli morde i genitali, a simboleggiare la fine del genere umano. Sotto Cristo ci sono gli angeli dell'Apocalisse, con le gote gonfie nell'atto di suonare le trombe che risvegliano i morti.
Tra le figure più plastiche c'è anche San Pietro, atletico e muscoloso, che restituisce a Cristo le chiavi. Siamo ormai alla fine della storia umana e anche la Chiesa ha perciò esaurito la sua missione. Tutto è compiuto. Abbiamo visto San Pietro, lo stesso Apostolo Pietro, che consegna le chiavi della Chiesa a Gesù Cristo al suo ritorno, alla sua seconda venuta. Quindi l'ultima guida della Chiesa è San Pietro, lo stesso Apostolo Pietro. Uno adesso pensa che si manifesterà un uomo con la barba bianca, un uomo vecchio, con l'aspetto fisico di San Pietro. Non è così, e faccio un esempio. Lo spirito e intelligenza di Elia è entrato nel corpo di Giovanni il Battista. È scritto chiaro e tondo nel Vangelo, l'arcangelo l'ha detto a Zaccaria, in lui, in Giovanni il Battista, è presente lo spirito di Elia. Lo stesso è successo ai giorni d'oggi, cioè lo spirito di Pietro è entrato nel corpo di una persona che adesso è all'interno delle mura di Roma. Adesso vediamo i messaggi. Carbonia, 2015. Succederà adesso l'arrivo del mio apostolo Pietro. Quindi succederà adesso, Papa in carica, 2015, Papa Francesco. Succederà adesso, quindi dopo Papa Francesco, si manifesterà Pietro, lo stesso apostolo Pietro. A lui donerò di rinnovare la mia Chiesa, portarla nuovamente allo splendore di un tempo in me. 2015. Nel mio amore infinito vengo a visitare il mio popolo con l'inviato che presto si manifesterà sotto le spoglie sacre di Pietro. Egli dichiarerà la Chiesa Santa di Dio, ne prenderà le consegne dall'alto e combatterà l'iniquità. Farà risplendere nella luce del suo Signore Dio la sua Chiesa. Mostrerà al mondo la potenza di Dio affinché gli uomini vedano e si ricredano e possano avere la possibilità di salvarsi, tornando al loro Dio amore. 2015. Pietro è per tornare sulla terra. Il suo operato sarà grande in me. Voi sarete al suo fianco o sarete dispersi nelle cose della terra. 2015. San Pietro verrà ad accompagnarvi in questa carneficina omicida da parte dell'uomo iniquo. E qui ribadisce il discorso della profezia di San Malachia. Pietro Romano, quando dice che Pietro Romano pascolerà il gregge durante la persecuzione della Chiesa romana. Quindi avremo da una parte la falsa Chiesa in Vaticano, cioè l'unica religione mondiale massonica. Tutto questo che dico dopo Papa Francesco, Quindi in Vaticano il Papa Nero, capo di questa unica religione mondiale. Dall'altra parte ci sarà l'Apostolo Pietro, questa persona che non conosciamo fisicamente, ma lo spirito è dell'Apostolo Pietro, che si manifesterà in un posto a noi sconosciuto, fuori dalle mura di Roma. Guiderà la Chiesa minoritaria in questa grandissima e ultima battaglia spirituale. Questa grande battaglia spirituale verrà vinta dalla Chiesa minoritaria grazie al ritorno di Gesù Cristo. E lo dice anche in Matteo 16, le porte degli inferi non prevarranno sulla mia Chiesa. Vediamo questo messaggio di Montebelico, 2015. Anche se ci sarà lotta nella barca di Pietro, essa attraverserà i marosi della ribellione
e ne uscirà vittoriosa, ma non senza di voi. Quindi dobbiamo partecipare, dobbiamo diffondere i messaggi, è importantissimo. Adesso vediamo il pezzo finale dell'ultima frase della profezia di San Malachia. Passate queste, la città dei sette colli sarà distrutta, cioè Roma, e il tremendo giudice Gesù Cristo giudicherà il suo popolo. Fine. In Apocalisse 17, nei versetti 1, 9 e 16, è scritto chiaramente che Roma verrà distrutta. Andate a leggerlo. E la Madonna lo ribadisce nei messaggi. Tutto concorda. Carbonia 2017, Roma cadrà, la Babilonia cadrà, la grande imperatrice cadrà, sarà l'evento che anticiperà il mio ritorno. 2013, la città dei sette colli piangerà e griderà aiuto. Roma siede sui sette colli, la sua bellezza è superba e la sua caduta sarà grande, perché non ha rispettato i patti con il suo Dio. Anguera 2005, la città delle sette colline sarà distrutta, pentitevi. Oliveto Citra, apparizioni che ci sono a Salerno 2013, Dio Padre Onnipotente molto presto vi donerà grandi conferme, una di queste sarà che metterà Roma in ginocchio. Edson Glauber Brasile 2016, a Roma sarà un caos a causa dei peccati di impurità, i castigli stanno per traboccare e la giustizia divina la colpirà. Io conosco molti cristiani che vanno a messa e sentendo parlare del castigo di Roma, del giudice tremendo, sentendo questi termini, si scandalizzano e si creano un po' delle barriere, rigettano questi argomenti, perché purtroppo piace solo il Dio di misericordia, ma non è così. Quindi quando si parla di vendetta divina, castigo divino, ira divina, uno rigetta. Però cerchiamo di spiegare il perché sarà tremendo Gesù Cristo al suo ritorno. Vediamo questo video.
anche nel nostro paese sarà in commercio la RU486, la pillola abortiva che consente alle donne che decidono di interrompere la gravidanza di ricorrere al metodo chimico piuttosto che a quello chirurgico. L'RU486 causa crampi violenti, contrazioni e spesso sanguinazioni copiose, tutto per forzare l'uscita del bambino dall'utero. The process can be very intense and painful, and the bleeding and contractions can last from a few hours to several days. La donna può perdere il bambino in qualsiasi momento di questo processo. Spesso si siede sul water mentre si prepara ad espellere il bambino, che scaricherà con lo sciacquone. Può anche vedere il suo bambino morto all'interno del sacco placentare. Dopo essersi sbarazzata del figlio, la donna può avere emorragie o piccole perdite per molte settimane. È uno scenario allarmante quello che emerge dai dati che giungono dagli osservatori sul territorio. Solo nel 2008, nella città di Andria, si sono praticate circa 200 interruzioni volontarie di gravidanza. A ricorrervi non solo immigrate o donne costrette da gravi difficoltà economiche, ma molte pazienti, circa il 18%, sono state donne giovanissime, adolescenti di età inferiore ai 20 anni. Matteo 18. Chi scandalizza anche uno solo di questi piccoli che credono in me, sarebbe meglio per lui che gli fosse appesa al collo una macina girata da asino e fosse gettato negli abissi del mare. Guardatevi da disprezzare uno di questi piccoli, perché vi dico che gli angeli loro nei cieli vedono continuamente la faccia del Padre mio che è nei cieli. Guerre organizzate e chi ci rimettono sono sempre i civili, soprattutto i bambini, i più deboli. La Chiesa con dei conti milionari, intanto bambini che muoiono di fame e di sete tutti i giorni. Aborto, adesso c'è la pillola fai da te che provoca delle contrazioni all'utero, così le donne possono cacciare il bambino nel water e fare scorrere l'acqua, come ha detto nel video il dottor americano, oppure possono cacciare fuori il bambino e se ne possono guardarlo morto e se ne possono sbarazzare, come ha detto lì nel video. Li ammazziamo anche con soluzione salina, cioè viene iniettata una soluzione salina nella sacca amniotica, il sale all'interno corrode il bambino. E adesso forse a New York entrerà in vigore la possibilità di ammazzare il bambino all'ottavo o al nono mese, cioè estraggono il bambino dai piedi e quando la testa è ancora all'interno della vagina tagliano il midollo spinale all'altezza del collo, così il bambino muore soffocato. Non lo estraggono completamente o se no sarebbe omicidio, invece quando c'è ancora la testa dentro la vagina invece non è più omicidio. Quindi stiamo arrivando al delirio, questo mondo è diventato un campo di concentramento per bambini. La Madonna ci avverte di tutto questo, nei messaggi lo dice, milioni di aborti tutti gli anni, figli miei, chi vi salverà? Chi vi salverà? Naturalmente piange nei messaggi, in tutte le apparizioni che ho studiato, lacrime di sangue, perché vede tante anime che vanno verso la perdizione, c'è gente che deride la Madonna e ci sono stati anche dei vescovi,
che in certi casi hanno impedito alle persone di andare fisicamente in questi luoghi di apparizione. Ecco perché Gesù al suo ritorno sarà tremendo. E la Madonna ce lo ricorda nei messaggi. Vediamo, apparizioni mariane che ci sono a Jacarei, Brasile. 2015, io verrò con fuoco e fumo, vortice e pioggia, grandinata di fuoco per purificare la terra dai suoi crimini e dai suoi peccati che ogni giorno la riempiono e salgono fino alla volta del cielo. Io verrò tra breve, ma non come padre misericordioso, ma come giudice. E perciò quando sguainerò la mia spada, guai a coloro che fecero i sordi alla mia voce, che nella voce di Maria mi chiamava, vi ammoniva, vi invitava ad entrare nella porta della salvezza. Giorgio Bongiovanni, 2009. Il giorno della mia ira è venuto, preparatevi. Guai a voi, ricchi e potenti del mondo. Di voi non rimarrà nemmeno memoria nella futura storia dell'umanità del pianeta Terra. Guai a voi, ricchi e potenti del mondo, e ai vostri sudditi, guai! Presto sconvolgerò le stagioni, i continenti e i mari della terra, e saranno giorni peggiori di quelli di Sodoma e Gomorra, peggiori di quelli dei tempi di Noè e il diluvio universale. Purificherò tutto e molti, moltissimi periranno nel corpo prima e poi, come già vi ho detto, soffriranno nell'anima e nello spirito. Trevignano Romano, 2017. Gesù arriverà presto insieme a me e a tutti gli angeli. Lui arriverà per il giudizio, perché coloro che non vedono, vedano, e quelli che vedono diventino ciechi. Luz de Maria, 2015. La mia seconda venuta si fa più vicina a voi, e quando verrà sentirete le grida di quelli che non credettero ai miei costanti appelli, di quelli che mi negarono, di quelli che disprezzarono gli appelli di mia madre e di quelli che si fecero giudici dei miei profeti. El Escorial, Spagna, 1981. Dillo a tutti che non avranno il tempo di pentirsi, che il Padre Eterno sta per dare corso alla sua ira da un momento all'altro. Che si pentano. Diglielo, figlia mia, dillo a tutti. Che il Figlio di Dio scenderà in una nube, sì, figlia mia. Di a tutti loro che si convertano, che nel giorno del giudizio io scenderò come giudice, non come amico, perché è adesso che sto dando loro delle opportunità. Che le colgano e non lasciano per il domani quello che possono fare oggi. Stefania Caterina, messaggio del 2013. Gesù tornerà ancora alla fine dei tempi, glorioso e potente per giudicare l'umanità. Tutti lo vedranno e l'intero genere umano sarà chiamato al cospetto del Figlio dell'uomo. Ogni uomo e tutta l'umanità saranno giudicati da Gesù Cristo. Anche i morti risorgeranno per il giudizio. Chi sarà trovato degno entrerà con Gesù nella nuova creazione. Chi non sarà degno rimarrà al di sotto della grande barriera in compagnia di Lucifero e dei suoi demoni. Così sarà separato per sempre il bene dal male. Carbonia, 2015. Coloro che hanno scelto di abitare i palazzi di Satana sono coloro che tremeranno dinanzi a me, quando io chiamerò ciascuno per nome, quando verrò a separare i capri dalle mie pecore. 2004. Io verrò presto, presto, quel presto che voi conoscete sulla terra, tempi terreni e non celesti. Paratico, apparizioni che si sono a Brescia, 1996. Presto sarò in mezzo a voi, il presto che intende la mamma è nell'ordine di poco, pochissimo tempo, di pochi anni, e tutto si avvererà, di pochi anni. Allora, ricapitoliamo molto brevemente. La profezia di San Malachia, precisissima, incredibile, ha dato delle concordanze perfette sui papi fino ai nostri tempi. È stata fatta confusione nell'ultimissima parte perché hanno tolto un motto, Caput Nigrum, riguardante il Papa Benedetto XVI. Dopo c'è l'ultimo motto papale, Gloria dell'Ulivo, Papa Francesco,
e anche la Madonna ripete nei messaggi che è l'ultimo Papa. Dopo Papa Francesco, da una parte in Vaticano si presenterà la falsa Chiesa, cioè ci sarà il Papa Nero che sarà il capo di una unica religione mondiale. Dall'altra parte, fuori da Roma, vedremo che si manifesterà un personaggio che non avrà la papalina, il manto papale, che guiderà la Chiesa minoritaria fedele al Vangelo. E lì, quindi sempre dopo Papa Francesco, ci sarà questa grandissima battaglia spirituale che verrà vinta dalla Chiesa minoritaria grazie al ritorno di Gesù Cristo, che sarà un giudice tremendo, e abbiamo visto anche il perché sarà tremendo. Ci stiamo quindi preparando all'evento più importante della storia dell'umanità, e purtroppo vedo le persone che sono assolutamente distratte, i loro pensieri sono nella Champions League, sono nel giretto in moto con gli amici, sono nell'andare a bere la birra al bar, in cose che non sono importanti, e non riescono ad andare oltre a questi pensieri. Vado alle conferenze dove parlano del ritorno di Gesù, dove ci sono dei bravissimi relatori, e purtroppo vedo le persone, sì, fanno dei commenti positivi, però vedo che non fanno dei cambiamenti di vita. Questo non va bene, questo deve cambiare, perché fra poco moriranno tante persone, fisicamente e spiritualmente. Non mi interessa della parte fisica, ci dobbiamo passare tutti, però dobbiamo fare il possibile per evitare che le persone si perdano, sperimentino la morte seconda. Quindi non sono venuto qui per far vedere che sono stato bravo, ho riunito tanti messaggi, li ho ordinati bene. Sono venuto qui a chiedere a voi presenti e anche alle persone che seguono da YouTube che facciano qualcosa di agire, che vengano diffusi questi messaggi della Madonna, perché dobbiamo voler bene alle persone, dobbiamo avvertirli, dobbiamo fare in modo che non si perdano spiritualmente. Proprio ieri è morto un mio amico, un mio carissimo amico, e diffondeva questi libretti sul ritorno di Gesù gratuitamente. Ecco, dobbiamo fare come lui, dobbiamo fare qualcosa, dobbiamo assolutamente agire. Io quindi ringrazio a tutti, e soprattutto ringrazio la Madonna, che senza di lei assolutamente non avrei mai capito il contenuto di questi messaggi, e ho finito, grazie mille.